Federico Coretti è responsabile di Alfa Romeo, quindi un po' è il papà di questa creatura. Che sensazione ha in un momento così emozionante, no? È estremamente emozionante perché è il debutto di Alfa Romeo 4C qui in Italia. L'abbiamo presentata un mese fa circa al Salone di Ginevra e oggi finalmente l'apparizione qui a Milano in questo fantastico ambiente del Magna Park Suite in una delle settimane più importanti della nostra città, quella del Salone del Mobile. Alfa Romeo 4G si sposa molto bene con questo evento in quanto fa dell'Italian Design uno dei propri elementi di forza. Chi l'ha progettata? Progettata al centro stile Alfa Romeo, costruita a Modena nella fabbrica della Ferrari, della Maserati, chiedo scusa, un esempio della nostra cultura di fare automobili lampanti e fisico più d'altro. Per l'Alfa Romeo che cosa significa questo? Beh, significa sostanzialmente il ritorno alla tradizione. Questa vettura va della leggerezza, del design, della compattezza e di conseguenza della sportività i propri elementi di forza. Raccoglie tutto quello che in nutshell, come dicono gli inglesi, rappresenta il brand. Quindi per chi diceva che Alfa Romeo non avesse più un futuro, non rientrava più nelle strategie... Cosa vuole che risponda? Eccola qui la risposta. È già sul mercato? Allora, abbiamo iniziato la commercializzazione di una launch edition a Ginevra. Sono stati 400 esemplari per tutto il perimetro EMEA, quindi Europa, Middle East e Africa. Le dico sono stati esauriti nel giro di una settimana e questa vettura riusciremo a consegnarla ai primi clienti nel mese di ottobre e dopodiché ci sarà la produzione della versione di lascia dire normale, se così la posso definire, destinata al mercato internazionale. In America Alfa Romeo da sempre è una grande tradizione, volete un po' ripercorrerla, no? Io mi occupo del mercato italiano, per cui non sta a me commentare determinate cose in determinati paesi, però avrà sicuramente letto che Alfa Romeo 4C segnerà il ritorno del brand anche in paesi come gli Stati Uniti. Ai miei tempi era la Duetto che ha impersonato un periodo e uno stato d'animo, questo è un po' la Duetto di questi anni? Beh, al momento non è proprio una Duetto visto che è completamente coperta rispetto a Duetto. Come idea, diciamo, però, di libertà, di... Questa vettura, come le dicevo prima, incarna i valori veri del nostro brand. Quindi la potenza, ma come sinonimo di leggerezza della vettura e di tecnologia all'interno della vettura, lo stile italiano, che oggi è protagonista in questa settimana qui nella splendida Milano e segna effettivamente un punto importante, un marco importante di Alfa Romeo sul mercato. Possiamo concludere anche con una osservazione sullo stile del lancio. Avete scelto una comunicazione molto innovativa con queste ballerine, insomma. Beh, le ballerine durante lo show hanno cercato di trasmettere il messaggio di questa vettura. Avete visto quanto erano agili, quanta potenza nel vero senso della parola hanno utilizzato all'interno del loro show, di quanta leggerezza avessero bisogno per poter fare di queste tre variabili un'equazione vincente. E questo è esattamente Alfa Romeo 4C. Perfetto, grazie molto e bocca al lupo per il lupo. Grazie. Grazie. Damn DJ.
permette, lo faresti un giro? Non voglio di fare un guido giro. Guido io però, eh.